Ehi 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 ragazzi, la guida definitiva per le 5 migliori racchette per il top spin. Utili, capaci di valorizzare chi già utilizza molto questa tipologia di gioco, ma anche chi in realtà, come dire, sta cercando un aiutino per valorizzare al meglio, migliorare quella che può essere, diciamo così, la sua capacità di utilizzare questo stile di gioco. Chiaramente questo video prenderà quelle che sono le mie opinioni, la mia prova sul campo, eventualmente se le ho già provate queste racchette, cercherà di essere un'analisi più o meno dettagliata di quelli che sono i telai attualmente in circolazione che possono valorizzare il gioco in top spin. Quindi opinioni del tutto personali, opinabili, potrete non essere d'accordo con me e se non lo siete ditemelo qui sotto nei commenti. Se invece lo siete, le avete provate, vi ritrovate in quello che vi sto dicendo, ditemelo ugualmente qui sotto nei commenti perché sarei contento di saperlo. Pronti? Per fare questo video verrò aiutato da Tennis Warehouse Europe, fornitore ufficiale del canale dal punto di vista di recensioni di telai, scarpe e quant'altro. Sono in arrivo le recensioni della Head Radical Auxetic modello MP e modello Pro, quindi sarà utile per capire un po' quali differenze ci sono tra questi due telai di punta della casa austriaca. Tennis Warehouse Europe ha anche messo in esclusiva a disposizione per la community un codice sconto LOST10 che trovate qui sotto in descrizione con il link che permette di accedere a questo sconto su prodotti selezionati sul loro catalogo. Ma non perdiamo altro tempo, non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo subito, andiamo. Allora, partiamo dal primo telaio che non può che essere un telaio Babolat, non può che essere la Pure Aero 2022. Abbiamo recensito nelle scorse settimane la Pure Aero 98, questa è la versione da 100 pollici. Scorriamo subito alle caratteristiche tecniche, dove abbiamo appunto un piatto 100 con uno schema a corde 16-19, abbiamo uno swing weight inerzia a 322 punti che non è in realtà basso, quindi una racchetta che comunque spinge, che ha un peso non incordato di circa 300 grammi. Abbiamo un bilanciamento non incordato a 32 cm, una rigidità tutto sommato gestibile che è a 65. Siamo al limite di quello che potrebbe essere chiamato un telaio flessibile, da 66-67 in poi stiamo andando verso un telaio un po' più rigido. Uscita abbastanza recente, è uscita fondamentalmente poco più di un mese fa, e parliamo della V-Core 100, la versione da 300 grammi sostanzialmente, con un piatto appunto a 100, uno schema a corde 16-19 con una rigidità equivalente alla Pure Aero, siamo sui 65 punti, con un'inerzia identica, siamo a 322 punti, queste sono le misurazioni fatte da Tennis Warehouse, e un bilanciamento non incordato da 32 cm. Sostanzialmente abbiamo tra le mani quella che potrebbe essere sulla carta una racchetta molto simile, praticamente dovrebbe giocare uguale alla Pure Aero, però dobbiamo evidenziare il fatto che la Yonex abbia sulla carta uno sweet spot più ampio dato dal piatto isometric che diciamo così è di casa dal punto di vista della produzione Yonex. Supponiamo di voler acquistare questa racchetta, cosa andremo a fare? Andremo a scegliere la misura del manico, andremo a dire se vogliamo un'incordatura o meno e se sì di quale tipologia, multifilamento, budello, corde mono, eccetera eccetera. In questo caso io sceglierò non incordato, dirò la quantità che mi interessa, aggiungerò al carrello, andrò a visualizzare il carrello, ok? Abbiamo qui fondamentalmente la racchetta che è stata inserita, andrò ad inserire il mio codice sconto qua sotto, LOST10, cliccherò su riscatta, il codice inserito è corretto, cliccherò su redimi il codice promozionale, io andrò alla cassa, andrò avanti, ci sarà da confermare, quindi lo sconto verrà poi applicato se il prodotto selezionato rientra nella tipologia di scontistica prevista per la community di Lost in Tennis. Stiamo in casa Wilson, dove ho selezionato una Wilson Clash e questa è la versione con piatto 100, che ha sostanzialmente un peso di 2,95, quindi siamo di qualche grammo inferiore alle due precedenti. Abbiamo un bilanciamento anche qui molto più spostato al manico, siamo a 31, quindi in realtà diventa una racchetta molto più maneggevole delle due precedenti, considerato anche il fatto che scendiamo con la rigidità, pensate, siamo a 57 punti, quindi questa è una racchetta che
Come ci dice l'inerzia, come ci dice il bilanciamento, è una racchetta che potenzialmente spinge meno delle altre due. È una profilata però a tutti gli effetti, siamo a 24,5 costanti con uno schema corde 16-19, quindi una racchetta adattissima a chi ha problemi al braccio, al gomito, alla spalla. È una racchetta che dà buone sensazioni da quasi classica, però mantiene delle discrete capacità da profilata, così come appunto la generazione di spin. Vi ricordo che questa non è una lista in ordine, diciamo, di migliore e peggiore, sono tutte secondo me delle ottime opzioni, dipende un po' da voi. Abbiamo la Dunlop SX300, dove sostanzialmente abbiamo un peso di 300 grammi. Qua abbiamo dei dati anche di bilanciamento da 33 che è incordato, quindi siamo intorno ai 32 come bilanciamento non incordato. Abbiamo una rigidità che inizia a salire, pensate, 9 punti in più rispetto... sono 11 punti in più rispetto alla Wilson Clash, ma siamo solamente a 2 punti in più rispetto alla Purairo e la Yonex V-Core. Abbiamo uno swing weight sostanzialmente equivalente a queste ultime due, con anche qui uno schema corde 16-19. Diciamo che, stando alle caratteristiche tecniche, è una racchetta che tutto sommato riprende le prime due racchette che abbiamo visto. È una questione appunto di estetica, è una questione di trovarsi bene o meno con un brand. E arriviamo all'ultima racchetta, ma non per importanza, che è la Head Extreme MP versione Auxetic. E sostanzialmente anche qui scorriamo subito alle caratteristiche tecniche, vediamo il piatto 100, vediamo un bilanciamento a 32 con uno swing weight di 3,22, con una rigidità leggermente superiore a Purairo e Yonex V-Core, siamo a 66, dei profili telaio che comunque sono mediamente tutti grossi, diciamo così, passiamo da un profilo costante a 24,5 della Clash a dei profili non lineari di tutte le altre che comunque rimangono sul grosso. Schema corte 16-19. Possiamo dire che se io dovessi scegliere, lo sapete quanto sia fanatico della Head, andrei ad utilizzare questo telaio. Utilizzo la Head Extreme Tour, che è una racchetta leggermente più classica rispetto a questa, ma è sicuramente un'ottima opzione e comunque una racchetta anche abbastanza facile dal punto di vista del gioco. E siamo arrivati alla conclusione, amici. C'è qualcuno di questi telai che avete già provato? Quali sensazioni vi ha dato? Ci sono invece dei telai che vi piacerebbe che io andassi a recensire? Che vi piacerebbe che io facessi dei video al riguardo? Ditemelo qui sotto nei commenti, così ci possiamo organizzare grazie al fidato Tennis Warehouse Europe, che ci fornisce i telai e ha messo a disposizione in esclusiva per tutti noi della community di Lost in Tennis il codice LOST10 che trovate qui sotto in descrizione con il link. E se ti è stato utile questo video, iscriviti al canale e dimmi cosa ne pensi. Quali altri telai secondo te possono fare al caso del giocatore agonista che vuole trovare spin nel suo gioco? Ho dimenticato qualcosa? Ho messo qualche altro telaio più performante dal tuo punto di vista? Dopotutto si tratta sempre di opinioni e vediamo un attimino che cosa ne salta fuori. Nelle prossime settimane ho intenzione di fare lo stesso tipo di discorso per le racchette da controllo e per le racchette che offrono potenza. Secondo voi quali sceglierò?